24. Eccoci qua, amici di ONAR, come sempre vi teniamo compagnia dal nostro salotto radiofonico su Radio News 24. Io sono Giulia Zingariello e questa volta ho un ospite davvero speciale da presentarvi. Lei viene dalla provincia di Napoli ed è un'insegnante di discipline psicomotorie. Parliamo di danza africana e di danza terapia in generale. Ho il piacere di dare il benvenuto a Liliana De Cristofaro. Ciao Liliana. Ciao Giulia, grazie mille. Approfitto subito per Benvenuta. ringraziarvi di questo meraviglioso invito, un'ottima occasione. Per me è davvero un piacere, poi io sono un po' di parte per quanto riguarda il discorso danza, tu tra l'altro ti occupi di una disciplina che veramente, insomma, è uno strumento terapeutico, direi, oltre che rituale. Come ti sei appassionata a questo tipo di danza? Sì, la mia è stata una sorprendente scoperta, in verità. Io vengo dalla danza, quindi diciamo sin da piccola studio danza e poi è diventata un pochino una compagna di vita, quindi mi ha sempre affiancato anche in quello che è stato il mio percorso poi universitario e la danza africana l'ho incontrata un po' per caso, in realtà, perché mi sono trovata a studiare per uno spettacolo con degli artisti musicisti africani. E io lì in pratica ho studiato per 3 mesi con una ballerina di origine ivoriana, quindi della Costa d'Avorio, e lì insomma, mi è caduta un po' una certezza che io avevo acquisito nella danza, prova che certezza, insomma, è una parola bella grossa, e in qualche modo mi sono detta, ma io, insomma, tutta la mia vita e finora che cos'è che ho visto? Mi sono un po' trovata in una confusione emotiva, Certo, vuol perché... dire rimettersi in discussione. Spesso chi non è danzatore questo non lo capisce, ma è verissimo, io ti capisco. Assolutamente. È proprio così, perché in pratica da subito mi è arrivata come un vulcano a toccare degli stadi molto molto più profondi della danza, quindi che vanno oltre l'approccio fisico-corporeo e da lì mi si è aperto praticamente un mondo, quindi uno studio Esatto. approfondito della disciplina. Ecco, oggi tu tra l'altro ti occupi di insegnare questa disciplina anche con finalità diverse, perché parliamo anche di danza terapia. Mi piacerebbe raccontare che tipo di corsi è possibile trovare da te. Io opero in un centro con altre figure professionali, un centro olistico, nel quale appunto proponiamo diverse attività psicomotorie e quindi anche riabilitative da un punto di vista emotivo. E il percorso che offriamo, oltre a quello meramente fisico, perché la danza afro poi si qualifica anche come un'attività sportiva Esatto. in senso stretto, ma io tengo particolarmente ad offrire percorsi di consapevolezza corporea, proprio per mettere in risalto quella sfera un pochino più a volte nascosta, no? Che è proprio quella emotiva, insomma, spirituale. Esatto, infatti questo la dice lunga anche sul valore terapeutico di questo strumento. Ecco, bisogna avere dei requisiti fondamentali per iniziare un corso oppure chiunque può approcciarsi seguendo ovviamente il livello giusto. Questo è interessante, Giulia. Ti ringrazio per la domanda, perché nessun requisito tecnico, pratico. La danza africana nasce da una profonda esigenza di comunicazione, di intercettare un dialogo comune Sì. che ci porta nella scoperta del nostro corpo. Quindi da un punto meramente fisico, per arrivare poi appunto a quei livelli più profondi di consapevolezza emotiva. Quindi crea una magia, che cosa fa? Intercetta l'emozione, la decodifica e poi rifacendosi a quella che è l'intuizione, la conoscenza intuitiva del corpo, giunge a fluidificare la nostra emotività, nel senso che poi si prospetta la possibilità di rivalutare esperienze che forse abbiamo conservato come negative. Non ci vuole requisito tecnico, un solo Esatto, però ci vuole requisito. il cuore, ragazzi, bisogna. Esatto, Sì. esatto. L'unico Tra l'altro io requisito. trovo veramente, come posso dire, magnetico il vostro stile di danza. Io quando vedo un danzatore che pratica questo stile, vengo veramente rapita e io sono una danzatrice di altro, ma devo dirti che c'è qualcosa, c'è una dimensione rituale, c'è un'energia particolare che viene messa in moto con questo tipo di danza e ragazzi, è uno spettacolo. Infatti io vorrei invitare tutti, Liliana, a raggiungere i tuoi profili social.
danza africana Versa, Napoli, Caserta, che sono anche le, diciamo, le tre città dove ti troviamo a lavorare, ecco. Quindi è possibile anche raggiungerti in diversi punti. Questa è la prima pagina Facebook. La seconda è semplicemente posture e movimento _ Liliana De Cristofaro. E poi ti troviamo anche su Instagram con due profili dove è possibile vederti in azione. Il primo è LiliaFrick_De_ Cristofaro, il secondo è Il Corpo Consapevole. Sono entrambi due profili di cui innamorarsi, per me è stato un attimo, davvero Liliana. Grazie. E tra l'altro tu racconti una danza che, di cui c'è assolutamente bisogno oggi, perché il tuo è anche uno strumento contro il mal di vivere. È per quello che vi ringrazio per questa possibilità. È sempre preziosa per me la possibilità di dar voce a questa disciplina proprio come attitudine al raggiungimento di un benessere psicofisico. Da un punto di vista fisico, tutte le discipline sportive aiutano tantissimo nella fluidificazione di rigidità. Solo che quando parliamo di danza afroterapia, si mette in gioco appunto un altro canale, che è quello della relazione autentica con il proprio corpo. La danza afro è un po' come una bussola, no? Per poter offrire uno strumento di visualizzazione, una bussola che ci indica una direzione, ma con la libertà di viaggiare con la testa di un esploratore libero, senza giudizio, quindi con il dito basso e soprattutto con il coraggio di una gentilezza verso noi stessi, per dire sì, il limite c'è, lo incontriamo e quindi lo sciogliamo secondo quelle che sono le nostre capacità. Ed è veramente così, infatti io invito davvero tutti a venirti a trovare. Tra l'altro tu stai lavorando anche online causa emergenza sanitaria, quindi anche da casa, in una sorta di una comfort zone, è possibile approcciarsi a questa attività. Sì, sì, questo ci ha aiutato molto, questa nuova prospettiva di lavoro inedita per me, perché insomma per la danza afro è importantissimo, sì, il contatto, la connessione, perché è appunto, come dicevi anche tu, un confluire di energia reciproca, quindi le allieve mandano a noi un'energia continua e viceversa. E solo che poi c'è un aspetto positivo, quella della riduzione delle distanze, ci ha permesso di entrare in contatto anche con allievi della Spagna, per esempio, piuttosto che della Francia, e questo è sicuramente... Beh, io potrei essere una di quelli che ti segue a distanza, assolutamente. Ma potrebbe essere l'occasione, invito davvero tutti a farlo perché si scopre uno strumento incredibile che poi, rispetto ad altri stili di danza, io ci aggiungo anche questo, è molto più basato sulla personalità del danzatore. Infatti a me piace tantissimo vedervi ballare, proprio perché guardare te, Liliana, sicuramente è diverso che guardare una tua allieva piuttosto che un altro danzatore. La personalità è fondamentale in questo stile, anche per questo si fa un lavoro su se stessi. Sei molto preparata, Giulia. Mi piace tantissimo. Troppo preparata. Lo so. Questa è un'altra domanda fondamentale che forse io non avrei pensato di citare. Allora, la danza africana è un vestito che prende la forma di chi lo indossa. Bellissimo. Questo è quello che sempre ci diciamo in sala con le allieve. Si impara la tecnica, si impara l'attitudine, si acquisisce la specificità del movimento e qui siamo in un'area meramente cognitiva. Quello che poi viene fuori, perché parliamo di una danza gestuale, di comunicazione, sì, è sempre unico, e questa è la spettacolarità, sì, di questa danza. È verissimo. Il tutto contornato da un elemento essenziale che la differisce dalle altre danze e che si svolge esclusivamente su musica dal vivo. Per questo c'è una connessione profonda tra il musicista, lo strumento ed il suono che necessariamente ti entra in pancia, e pur volendo non potresti fare a meno di sentirlo in modo viscerale. È verissimo, ecco, io intanto sarò una di quelli che ti segue, ma invito te, Liliana, e anche tutte le tue allieve a condividere questa intervista per far conoscere a tutti questo mondo meraviglioso con due hashtag, LiliaFrickDeCristofaro, ma anche Il Corpo Consapevole, perché questa è anche la filosofia, un po' il core della tua filosofia, ed è meravigliosa. Sì. Io a questo punto ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi. Ormai io ti seguo, quindi sono una follower e mi immergerò in questo mondo meraviglioso. C'è un ultimo saluto che vuoi lasciare ai nostri ascoltatori? Sì, assolutamente sì, che un po' si ricollega a quello che ci siamo già detti, no?
sono molto più visibili i benefici di una danza da un punto di vista fisico, un pochino più nascosti quelli emotivi, quindi un po' più profondi, ma vi riporto una testimonianza della maggior parte delle nostre allieve, che è quella di sentirsi rinate da un punto di vista emotivo, ma anche relazionale, come se fosse una scoperta della propria capacità di mettersi in gioco con sé, ma soprattutto con l'altro, un po' come avviene in Africa, perché in Africa c'è questa esigenza di contatto con sé, ma del villaggio, per cui è un codice univoco di comunicazione, e non precludersi la possibilità di innescare un dialogo con il proprio corpo, proprio un dialogo autentico, consapevole. Vi aspetto tutti. Io ci sarò, grazie Liliana, buon lavoro. Grazie a te Giulia, grazie infinite. Mi raccomando, voi però non scappate, Onar continua, quindi state con noi su Radio News 24.